Laudentur Jesus et Maria, benvenuti a tutti amici ad una nuova puntata del Catechismo Romano eh, del Concilio eh, di Trento. Mi permetto di ricordare, anche se questo non interesserà a chi vede le diffite, però chi sta seguendo la diretta, per favore, niente interventi e niente domande in diretta. Come sempre risponderò e interloquirò con le persone che desiderano qualche approfondimento qualche domanda al termine della catechesi. Siamo alla diciassettesima puntata di questo ciclo di Catechesi, siamo nella sezione dedicata all'articolo numero 9, credo la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi. Abbiamo già visto i nomi della Chiesa, la differenza tra la Chiesa Militante e la Chiesa Trionfante, chi è escluso dalla Chiesa, i significati del termine Chiesa, e la volta scorsa abbiamo passato in rassegna le quattro note della Chiesa, quindi la Chiesa, una, Santa, Cattolica e Apostolica. Oggi abbiamo eh, l'ultima parte di questo articolo, cioè uno, mh, le figure della Chiesa nel Vecchio Testamento, un argomento molto interessante, eh, poi altro argomento molto interessante, la Chiesa stessa è oggetto di fede. Noi diciamo credo la Chiesa, non credo nella Chiesa. Non è una lezione detta tanto per dire, perché in Dio si crede, perché non è semplicemente oggetto di fede, ma è anche il termine della nostra fede, mentre la Chiesa si crede come verità di fede, perché la Chiesa stessa è oggetto di fede. Eh, lo vedremo. E poi si conclude con i paragrafetti dedicata alla comunione dei santi in che cosa consiste è la comunione dei santi illustrata dall'esempio del corpo umano e quali membri della Chiesa godono dei suoi beni spirituali. Quindi c'è tantissima, come si dice, carne al fuoco, quindi parto subito con la lettura e con il commento onde non perderci in troppe chiacchiere. Le figure della Chiesa nel Vecchio Testamento. Le figure del Vecchio Testamento sono efficacissime per recitare l'animo dei fedeli e per richiamare alla memoria bellissimi insegnamenti. Per questo, soprattutto gli Apostoli le hanno adoperate. I parroci non trascurino questa parte dell'insegnamento che offre molte utilità. Un chiaro significato all'arca di Noè, che fu costruita per divino comando solo perché nessun dubbio rimanesse circa il suo significato relativo alla chiesa. Questa infatti Dio l'ha costituita in guisa tale che chiunque entra in essa attraverso il battesimo uh, rimane salvo da ogni pericolo di morte eterna, mentre quelli che ne sono fuori rimangono sommersi dai loro delitti, appunto come avvenne a quelli che non entrarono nell'arca. Altra figura è quella della grande città di Gerusalemme, il cui nome nella scrittura designa spesso la Chiesa. In essa soltanto era lecito sacrifici offrire sacrifici a Dio perché nella sua Chiesa e non fuori si trova il vero culto e il vero sacrificio accetto a Dio. Ah, amici cari, allargo le braccia per chi vede il video. <ride> Commentare queste parole mi, 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 mi come dire è bellissimo. Mi fa anche un pochino spezzare il cuore, perché purtroppo il contesto in cui viviamo adesso non è proprio, ahimè, così. Dire oggi che la Chiesa è, è stata prefigurata dall'Arca di Noè. L'arca di Noè c'è poco da fare chi era dentro. Non è morto sotto il diluvio e chi era fuori è stato sommerso dal diluvio. È evidente che l'arca di Noè è stata intesa da tantissimi padri della Chiesa come figura della Chiesa cattolica, quindi dell'unica vera Chiesa di Cristo. E quindi? E anche quindi l'importanza del battesimo è di far parte della vera Chiesa e di vivere nella Chiesa di Cristo. E poi c'è la città di Gerusalemme, che è un'altra chiarissima prefigurazione, o se vogliamo, anche tipologia, o se vogliamo anche immagine della Chiesa, che culmina poi con la Visione della Gerusalemme celeste nel libro dell'Apocalisse, che, che, che scende dal cielo come sposa, torna per lo sposo, no? A Gerusalemme c'era il Tempio, vedete, cioè l'intelligenza anche nel comprendere le figure, e solo nel Tempio si offrivano i sacrifici a Dio, dopo che la religione ebraica andò strutturandosi, ergo perché, perché solo nella Chiesa. Cattolica si trova il vero culto e il vero sacrificio accetto a Dio. <ride> Qui pensare allo splendore del culto come era un tempo e vedere certe liturgie di oggi, tra messe beat, canzonette e, e tutto quello che si vede in giro, certo, nella Chiesa cattolica c'è ancora, grazie a Dio, il l'unico vero sacrificio gradito al Padre, che è il sacrificio di Cristo, quindi la, la Santa Messa, eh, eccetera. Però, da un punto di vista, come dire, <coughs> di splendore del culto, eh, almeno per quanto mi riguarda, eh, sapete che siamo, voglio sperare, nella possibilità di esprimere ecco, qualche garbata critica. E qualche, e esternare qualche sofferenza però, no? come adesso è ridotto il culto in tante celebrazioni Benedetto XVI disse in un noto discorso in tempi non sospetti che stavamo dinanzi ad abusi reiterati continui, diffusi e al limite del sopportabile e purtroppo la situazione rispetto a quando lui fece questi discorsi a me che sto insomma abbastanza addentrato sul campo, non mi sembra molto migliorata, ma piuttosto peggiorata. Quindi speriamo che il Signore presto intervenga, faccia qualcosa, ecco, ci, ci, ci liberi in qualche modo. Bene, la Chiesa stessa è oggetto di fede. Ora, da ultimo bisogna insegnare in quale senso sia articolo di fede il Credere la Chiesa. Certo, ognuno con l'intelligenza e con i sensi percepisce l'esistenza terrena della Chiesa, cioè l'esistenza di un'assemblea di uomini addetti e consacrati a Gesù Cristo. Ne sembra vi sia bisogno della fede a capirlo, poiché nemmeno i giudei o i turchi lo pongono in dubbio ma soltanto la mente illuminata dalla fede e non dietro considerazioni umane può comprendere i misteri contenuti nella Santa Chiesa di Dio, parte dei quali abbiamo già spiegato, e parte vedremo poi spiegando il sacramento dell'ordine. Dunque, se anche questo articolo come gli altri supera le facoltà e le forze della nostra intelligenza, a buon diritto professiamo di considerare la fondazione, gli uffici e la dignità della Chiesa, non con gli occhi dell'umana ragione, ma anche con quelli della fede. Infatti, non furono gli uomini i fondatori di questa Chiesa, ma lo stesso Dio immortale, che l'ha edificata sopra la saldissima roccia, come disse il profeta. Lo stesso Altissimo l'ha fondata, Salmo 86,5, e perciò si chiama eredità di Dio e popolo di Dio. Quindi, la prima cosa perché la chiesa è una verità di fede, perché la sua origine è anche da un punto di vista storico, oltre che teologico: divina, perché il suo fondatore non è un uomo, ma è il figlio di Dio fatto un uomo quindi è Gesù Cristo. 1, 2, la potestà che ha ricevuto eh, non è umana ma di attribuzione divina. E come non si può acquistare con le forze umane, così solo la fede ci fa intendere che nella Chiesa vi sono le chiavi del regno dei cieli. Matteo 16:19, che essa ha ricevuto il potere di rimettere i peccati, Giovanni 20:23, di scomunicare. Matteo 16:19, di consacrare il vero corpo di Cristo, Luca 22:19, e che i cittadini in essa dimoranti non hanno qui dimora stabile, ma ne vanno cercando una futura. Vedete che bello? Tutte queste cose sono verità di fede. Le chiavi del regno dei cieli sono state consegnate a Pietro, quindi vuol dire che se tu vuoi entrare nel regno dei cieli come fai? Eh, devi... Cioè, attenzione che qui l'immagine, perché noi oggi mm, dobbiamo, dobbiamo anche capire una cosa, no? Un tempo, io sto in un paesino qui, no? Eh, medievale, un tempo le città avevano le mura e c'erano le porte, no? Il re era colui che aveva le chiavi della città le chiavi delle, delle porte che ce l'aveva il re e poi certamente poi il re le consegnava a persone fidate perché potesse aprire e chiudesse le porte quindi l'immagine dell'atteio d'o le chiavi del regno dei cieli eh, vuol dire le chiavi con cui è rappresentato San Pietro no? che immaginiamo che il regno dei cieli appunto sia come, come un'antica an città medievale o tu ti rivolgi a chi ha le chiavi per farti entrare lì dentro oppure tu di dentro non ci entri questa poco la fa. Però questa è una verità di fede. Perché che la Chiesa abbia le chiavi del Regno dei Cedri, dove sta scritto? Nel Vangelo. Chi l'ha detto? Il nostro Signore Gesù Cristo. Ci credi che Gesù Cristo è Dio e che ha detto queste cose? Punto. Devi fare un atto di fede. Ecco. Ancora, solo la Chiesa rimette i peccati questo l'ho detto tante volte, quando qualcuno mi dice io mi vado a confessare dal Padre Eterno cosa che ha dovuto dirgli che questo prima di dirlo è stato Martin Lutero, lo dicono tutti quanti i protestanti e tuttora adesso i protestanti si confessano con, con il Padre Eterno No, c'è un bravissimo peraltro regista americano che credo che faccia parte della chiesa avventista del settimo giorno che ha fatto dei, dei, dei film molto molto belli da un punto di vista spirituale che è Alex Kendrick Fireproof, Coregeus, eccetera, eccetera. Sono film belli, però in alcuni passaggi tradiscono proprio il protestantesimo, che quando si vede la persona che si converte, si mette a piangere in preghiera davanti al Signore e chiede perdono per i suoi peccati a Lui, dice io credo che Tu mi perdoni, eccetera, eccetera. Questa è la confessione protestante, questa qui. Ok? Cioè io confesso i miei peccati davanti a Dio, credo nella Sua misericordia, credo che Gesù Cristo è morto per me che mi perdona, Fine della preghiera e comincia la vita cristiana. Non funziona così. Non funziona così, non perché guardate, io scherzando dico sempre, eh, se potessi evitare di ascoltare le confessioni, vi dico lo farei. Ma non tanto per la fatica, ma perché trovi sempre dinanzi a situazioni veramente delicate. Confesso che prima di diventare presagio dico ma chi lo sa ascoltare le confessioni che ti andranno a dire Come sarà stare dall'altra parte? Dico, no, 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 per carità, è meglio stare dall'altra parte, è meglio stare dalla parte del, del penitente, non crediate. Però il problema è che le parole di Gesù sono inequivocabili. Che la sera di Pasqua, la prima cosa che ha detto agli apostoli, si era fatto vedere già dalla mamma, da Maria Santissima, da Maria di Magdala alle pie donne che hanno fatto gli apostoli degli apostoli, proprio la ci andava dagli apostoli, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati resteranno rimessi, questo Vangelo che si proclama il giorno di Pasqua. Che cosa vogliamo dire? Quindi i peccati ti sono rimessi nella Chiesa e per mezzo del ministero della Chiesa. Se non te li tieni... chiesa Ha anche il potere di consacrare il vero corpo di Cristo perché il sacerdozio della nuova alleanza attraverso la linea della successione apostolica si trova soltanto la Chiesa Cattolica. La Chiesa può scomunicare nel senso che può dichiarare chi è fuori oggettivamente della verità e chi è fuori oggettivamente dalla vita di santità, come dire, con facendo dei, dei peccati talmente grandi che ti mettono fuori dalla comunione con la Chiesa. E infine è sempre una, una verità di fede che noi facciamo parte di questo bellissimo organismo che è il popolo di Dio, ma siamo in cammino. Verso dove? Verso, verso il paradiso, verso la patria. La Chiesa, l'abbiamo visto la volta scorsa, racchiude uomini di ogni lingua, popolo e nazione. Cattolica, quindi. Non è più legata come nell'Antico Testamento a un territorio e a una etnia, non ci sono territori e non ci sono etnie, sono tutti benvenuti. Qui siamo di passaggio diretti verso il cielo. Ok? Quindi, in questo senso, la Chiesa è una verità di fede da credere. E pertanto, con conclude il paragrafo, dicendo che bisogna pertanto credere necessariamente la Chiesa, una Santa e cattolica. Noi crediamo nelle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in guisa da collocare in essi tutta la nostra fede. Ma qui, mutando il modo di dire, possiamo, professiamo di credere nella Santa Chiesa e non nella Santa Chiesa, come vi accennavo all'inizio, questo per distinguere anche con la diversità della frase Dio, creatore dell'universo, dalle cose create e per attribuire a un dono della sua bontà gli immensi benefici che sono stati conferiti alla Chiesa. Ok? Infine, in che cosa consista la comunione dei santi? Con, questo, con questi due o tre paragrafetti si chiude, come abbiamo detto, il nono articolo del Credo. Comincio il a leggere come al solito. San Giovanni Evangelista <coughs> Scrivendo ai fedeli intorno ai misteri divini, dà questa ragione del suo insegnamento affinché voi pure abbiate società con noi e la nostra società sia con il Padre, con il figliolo di Lui Gesù Cristo. Questa società consiste nella comunione dei Santi, oggetto del presente articolo. Sarebbe Davvero desiderabile che i responsabili delle chiese imitassero la diligenza di Paolo e degli altri apostoli nello spiegare questo articolo, che non solo è come un'interpretazione del precedente ed è fecondo di frutti assai ubertosi, ma anche chiarisce quale uso debba farsi dei misteri contenuti nel simbolo. Noi dobbiamo investigarli e accettarli appunto per essere ammessi nella grandiosa e beata società dei santi. E una volta ammessi, perseverarvi costantemente rendendo grazie con gaudio e Dio Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Citazione di Colossesi 1.12. Anzitutto si dovrà insegnare ai fedeli che il presente articolo è come una spiegazione di quello precedente intorno alla Chiesa, una santa e cattolica, poiché l'unità di spirito da cui è retta fa sì che sia comune tutto quanto essa possiede. Il frutto di tutti i sacramenti appartiene a tutti i fedeli, i quali con essi, come per mezzo di catene, vengono legati e uniti a Cristo, soprattutto con il battesimo, per il quale come attraverso una porta, entrano nella Chiesa. Che questa comunione dei santi indichi quella dei sacramenti è manifesto dalle parole del simbolo confesso un solo battesimo. Seguono a questo prima l'Eucaristia, dopo tutti gli altri sacramenti. Infatti, sebbene il nome di comunione convenga a tutti i sacramenti, in quanto ci congiungono a Dio e ci fanno partecipi di Lui, la cui grazia riceviamo, pure si appropria meglio. All'Eucaristia la quale attua questa comunione. Cosa sta dicendo l'articolo? Allora, il mistero della comunione dei santi è un mistero, diciamo così, complesso, che coinvolge varie situazioni. La prima è: comunione dei santi uguale comunione nelle cose sante, cioè noi, membri della Chiesa, abbiamo in comune. Le cose più sante che esistono. Quali sono? I sono i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia. Il nome di comunione conviene a tutti i sacramenti. Che questa comunione dei Santi indica quelle che dei sacramenti è manifesto dalle parole del simbolo. Confesso un solo battesimo. Ok? Quindi la comunione dei Santi. Prima battuta vuol dire comunione nelle cose sante, noi abbiamo in comune le cose sante, che sono di tutti, accessibili di per sé a tutti, basta che se ne abbiano le dovute disposizioni. Poi, la comunione dei santi è illustrata dall'esempio del corpo umano. Nella Chiesa c'è da considerare anche un'altra comunione: tutto quanto, attenzione. Eh, viene praticato con devota e santamente da uno, appartiene a tutti e a tutti giova in virtù della carità chi non cerca il proprio vantaggio. Oh, questo è un punto cardine fondamentale, cioè noi, io posso anche fare l'eremita, ok? I battezzati della Chiesa Cattolica adesso sono circa un miliardo e trecento milioni, una cosa del genere, miliardo e duecentocinquanta. Se io me ne vado in un eremo, quindi non ho contatti con nessuno, contatti umani, da un punto di vista soprannaturale dico, questo è del tutto irrilevante. Cioè se io dall'interno dell'eremo commetto un peccato, il peccato che io commetto provoca del male alla Chiesa e alle sue membra in maniera infallibile. Questo è il rovescio della medaglia di quello che abbiamo letto. Se io lì faccio una buona opera, quindi celebro una bella Messa o, eh, che ne so, mi dico una bella ora canonica devota del, del breviario, pure se sto rinchiuso dentro un eremo, io... Farò del bene a tutti, a tutti i cristiani. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Perché un cristiano, proprio per il fatto che è membro del corpo di Cristo, che è la Chiesa, ripeto, anche se vive solo e umanamente isolato, sta dentro questo tessuto. Dentro questo circuito, che ne so, adesso lo farà anche il catechismo, nell'immagine del corpo umano, dei nostri corpi umani si vedono. Aristotele e Sant'Omaso li chiamerebbero gli accidenti, quindi le cose che appaiono. Per esempio, il mio cuore a occhio nudo non si vede, non si vede neanche l'anima. Certo. anzi, non solo queste cose non è che a volte le cose che non si vedono, non solo ci sono, ma magari sono anche le più importanti. Perché senza cuore il corpo è finito, e senza anima pure. Ok, lo prova. Continua la lettura. La testimonianza di Sant'Ambrogio, il quale commentando quel passo del Salmo, Io sono il compagno di quelli che ti temono, osserva. Come diciamo che, ho, che un membro è partecipe di tutto il corpo, così diciamo che ciascuno è unito a tutti gli altri che temono il Signore. Perciò Gesù Cristo, prescrivendo la formula di preghiera, ci fece dire il nostro pane e non il mio pane, e così via, affinché considerassimo non soltanto il bene individuale, ma quello di tutti. Quindi la comunione dei santi, attenzione, è qualcosa di ineluttabile, quindi di ontologico, per questo che, come si sta dicendo adesso, si prega in questo modo, perché non si può non fare così. Una preghiera di un cristiano non è mai una preghiera, si dice, no? quella è una preghiera privata, sta pregando per conto suo, sì, privato nel senso che sta pregando per conto suo. Ma quella non è una, una preghiera che rimane tra lui e Dio. Mai. Dice Mave Maria, prega per noi peccatori, chi è quel noi? Se stai da solo, chi è quel noi? Non è che il nostro Signore ci si insegna le preghiere, noi diciamo le preghiere così a bambera. Vabbè, se dico io dico la stessa cosa, no? Tu hai le statis, ma anche no. Tu che ci pensi o non ci pensi, che lo sappia o non lo sappia, che ci fai attenzione o ci non ci fai attenzione, quello che vuoi, se tu dici un'Ave Maria, tu stai pregando per tutto il corpo mistico di Cristo. Punto. Stessa cosa vale per, per il Padre Nostro. Perché? Perché le petizioni di queste preghiere sono rivolte al plurale. Non avete idea delle cretinate che sono state dette? negli anni addietro ma qualcuno la dice pure adesso sulla questione delle cosiddette messe private ah, ah ma che senso c'è celebrare la messa privata che ti metti a celebrare la messa da solo davanti al muro Io oh, mio... ti metti a celebrare la messa davanti al muro poi che la celebra fa da solo dove sta l'assemblea la messa è per l'assemblea Assemblea con celebrante, addirittura dice qualcuno. Addirittura codice l'assemblea celebrante. <ride> se l'assemblea fosse celebrante, queste sono, sono le sciocchezze che dicono adesso in giro. Veramente, se uno celebrasse, adesso un prete c'è da solo, che ce ne va fa? Quindi vorremmo dire, perché poi questi qui fanno un po' ridere, eh, Perché prima sparano, si sciacquano la bocca di queste cose qui, però. Dopo, quando uno dice una cosa del genere, deve essere conseguenziale. Allora, tu mi devi dire che se io celebro la messa da solo un giorno, dato che non c'è l'assemblea celebrante, che cosa ho fatto io? Ho consacrato, non ho consacrato, l'ho offerto sul sacrificio di Cristo oppure no? La verità, figlioli miei cari, è che un sacerdote non celebra mai la messa privata. Nel senso che a umma umma sono io il nostro Signore e questo rimane fra me e lui, no? La tua devozione personale, forse perché se uno sta in messa privata, è lui il Padre Eterno. Quindi, la celebrazione cioè pure mette quattro ore a celebrare la messa, chi la guasta? Ok, ma quella non è privata, nel senso che rimane tra lui, cioè capite? Perché una messa celebrata anche dal più sparuto prete dell'ultima parte del, del quale pizzo estremo del pianeta Terra, ridonda a beneficio di tutta la Chiesa. Non è la stessa cosa fare un rosario in più o un rosario in meno. Dice, beh, ne faccio uno anziché tre. È la stessa cosa? No. Non è la stessa cosa. Perché sono cento Ave Maria in meno e... 10 Padre Nostro in meno e 10 Gloria al Padre in meno. Punto. Il fatto che i sacerdoti siano diminuiti, il fatto che molti sacerdoti non celebrano tutti i giorni, il fatto che adesso dilagano purtroppo per quanto mi riguarda le concelebrazioni, è un danno oggettivo fatto alla Chiesa militante e purgante, perché sono ingenti, diciamo così, dosi di grazia che non arrivano e ingenti suffragi che non arrivano. Quindi è questo per la teologia del mistico corpo di Cristo, per il principio della comunione dei santi. Ripeto, se io siete andare dentro un eremo, e quindi dentro un eremo è chiaro che ci avrebbero la messa tutti i giorni da, da solo, anche se non ho intenzioni. Eh, quella messa giova al bene di tutta la Chiesa. Chiaramente se l'ho celebrata, come Dio comanda, però anche se io non stessi in grazia, faccio peccato mortale a celebrarla, ma agli altri giova. È fondamentale comprendere bene questi, questi principi, eh, amici cari. Questo mi sto soffermando un po'. Riprendo la lettura. La comunione dei beni viene spesso illustrata nella sacra scrittura con l'appropriata similitudine delle membra del corpo umano. Nel corpo vi sono molte membra, che tuttavia formano un solo corpo, nel quale ciascuno compie l'ufficio proprio. Non tutti il medesimo. Dette membra non hanno uguale dignità, né compiono funzioni ugualmente utili e decorose, e ciascuno abbada non al comodo proprio, ma all'utilità di tutto il corpo, e sono congiunte così bene tra loro, che se ne duele una, soffrono anche le altre, per una certa affinità e consenso di natura, mentre se gode, provano anche le altre membra un senso di benessere. Il medesimo si verifica nella Chiesa. Anche levi sono membra diverse, cioè le varie nazioni di giudei e gentili, liberi e schiavi, poveri e ricchi, ma una volta ricevuto il battesimo, diventano un solo corpo, con Cristo per capo. Punto. Inoltre, a ognuno nella Chiesa è assegnato un suo ufficio. Alcuni sono apostoli, altri dottori, costituiti, costituiti tali per la pubblica utilità. Ad altri spetta di governare e di insegnare, ad altri lo obbediranno essere soggetti. La teologia del mistico corpo di Cristo consente, figlioli miei cari, di comprendere bene un altro aspetto chiave del mistero della Chiesa cioè voi immaginate se in un corpo un piede volesse dire no io non voglio fare il piede io voglio essere vecchia perché sono quella vecchia che dice un sacco di cose senti ma che discorso è eh lo so ma il piede non è un posto molto molto nobile ho capito se non abbiamo due piedi non camminiamo eh. non è un problema da nulla se ce n'ho uno solo non cammino mica eh. mi devo prendere qualche cosa il deambulatore le stampelle qualcosa perché con un piede solo non, non si cammina io personalmente sono anni che lo dico eh. sono anni che lo dico noi stiamo in tempi di caos e di disordine totale e nella Chiesa questa cosa c'è e io non ho paura di, di, di dirla. Sono anni che lo dico perché a mio avviso è un dato oggettivo e incontrovertibile. Nella Chiesa adesso non c'è più ordine perché ci sono, guardate, i preti che giocano a fare i laici, i laici che giocano a fare i preti i religiosi che giocano a fare i mondani e certi mondani cioè gente che è laica e dovrebbe santificarsi facendo il laico che gioca a fare la monaca mancata o il frate mancato o il prete mancato caos totale caos totale nelle famiglie caos totale i figli che danno ordine ai genitori. No? L'angelo del focolare, cioè le donne, la cara Costanza Miriano, che Santa Donna, questo è un grande libro. Non per tutti. Sposati e sia sottomessa, e sì, sottomessa. Eh, so, va, wow, è un gesto del finimondo. Sposati e si sottomessa. Ma che è sta roba? Nella volontà divina ognuno sta al posto proprio. E non c'è senso dire meglio, peggio, brutto, bello, cioè deve essere il tuo. Io quando parlo con i ragazzi, con i giovani, che dicono ma io sto a discernimento vocazionale, dico guarda, tu devi stare attento a una cosa. Se ti interessa, chiedi al Signore che ti faccia capire qual è il posto tuo. Non è che devi diventare prete per forza. O che devono essere tutti i preti. Assolutamente, dopo essere tutti tanti preti finisce la lazzomana. Devi trovare il tuo posto nella Chiesa, come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino. Trova il tuo posto. E una volta che trovi il tuo posto, stai al tuo posto. A ognuno nella Chiesa è assegnato il suo ufficio. E ognuno deve stare al posto proprio. Quali membri della Chiesa godono dei suoi beni spirituali? Ma mi sono fermato su questo punto, eh? mi sarebbe ancora da parlare molto. Eh? Coloro che vivono una vita cristiana nella carità godono tanti e preziosi doni e benefici divini e sono giusti e cari a Dio. Mentre le membra morte, cioè gli uomini peccatori e lontani dalla grazia di Dio, pur non venendo privati del beneficio di essere membra del corpo della Chiesa, non percepiscono perché morti, quel frutto spirituale di cui godono gli uomini giusti e pieni. Nondimeno restando sempre nella Chiesa, vengono aiutati da coloro che vivono secondo lo Spirito, perché possano recuperare la grazia e la vita perduta cogliendo quei frutti di cui restano privi, coloro che sono del tutto separati dalla Chiesa. Ecco, quindi qui c'è una un componente essenziale. È vero che anche i peccatori, pur essendo peccatori, sono dentro la Chiesa, non è che il peccato ti recide dalla Chiesa, non il peccato, l'eresia ti recide dalla, dalla Chiesa, questa è un'altra cosa. È un peccato ben preciso. Però i doni Grandi e preziosi e benefici divini sono goduti da chi? Da quelli che vivono una vita cristiana degna di questo nome. I peccatori hanno in potenza la possibilità di godere di queste cose se si convertono, e si convertono anche per le opere giuste e, e sante e per le preghiere degli uomini pii. Però di per sé le membra della Chiesa si intendono principalmente le membra vive. Vedete qui la differenza che fa tra vivi e morti. Il libro dell'Apocalisse, no? Ti si crede vivo e invece sei morto. Chi sono i morti? Non i cadaveri nel corpo, ma sono i cadaveri nell'anima, quindi sono quelli che pur facendo parte formalmente della Chiesa, però non vivono in grazia, vivono, vivono in peccato. E sono membra morte. E sono comuni non soltanto quei doni che rendono gli uomini cari a Dio e giusti, ma anche le grazie cosiddette gratistate. Oh, qui ne farò un, un altro esempio tra cui si annoverano la scienza, la profezia, il dono delle lingue, dei miracoli e simili, beni che sono concessi anche ai cattivi per motivo non di utilità privata ma pubblica, a edificazione della Chiesa. Questa viene proprio riportata la dottrina di San Tommaso d'Aquino. Le grazie gratis date, a differenza di quella più importante che è la grazia gratum facens, per chi volesse approfondire, qui c'è i principi della vita morale e delle virtù cristiane, il mio libretto, l'ultimo al momento tra quelli pubblicati. Le grazie gratis date, appunto la profezia, la scienza, il dono dei miracoli, il dono delle lingue, che si oggi sono poco frequenti, un tempo erano di più, non sono, cioè non è che se tu sei un profeta, sei più santo, no? Tu sei un profeta perché attraverso la tua profezia altri potranno santificarsi. Si. Se ne accolgono. E quindi, mentre una persona che sta in peccato, la grazia santificante al momento non ce l'ha, una grazia gratum faciens, anche se è raro che sia concessa a un peccatore, potrebbe anche avercela. D'altronde noi abbiamo il Presidente Giuda Scariota, che durante la vita pubblica, come sappiamo, di Gesù, fu mandato, come gli altri apostoli, a predicare, a fare miracoli, e a guarire i malati. E certamente l'ha fatto. Eppure, spesso e volentieri, l'apostolo Fredifrago in grazia non ci stava questo è evidente. Infatti, spiega qui il Catechismo, la virtù delle guarigioni, per esempio, è concessa non a beneficio di chi la possiede, ma per chi è malato. Cioè, se io impongo le mani a qualcuno e quello guarisce, è meglio questa una cosa che... Cioè, io faccio soltanto la, la fatica di imporre le mani, ma, ma non è che questo è un beneficio che, 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 che ridonda su, su di me ridonda sul malato e quindi se anche io fossi un peccatore che gliene importa al nostro signore dello strumento tanto questo deve raggiungere il malato ripeto ordinariamente non funziona così però potrebbe anche funzionare con infatti la virtù del... ok del resto l'individuo veramente cristiano non la possiede di così strettamente suo che non lo debba ritenere in comune con gli altri. Quindi deve essere pronto a sollevare la miseria dei poveri, essendo chiaro che non possiede la carità di Dio, chi fornito di sostanze non aiuta il fratello che vede nel bisogno. E qui c'è una citazione, citazione della prima lettera di San Giovanni Apostolo. Così stando le cose, è evidente che quelli quali vivono in questa Santa Comunione sono in certo modo felici e possono a buon diritto esclamare. Quanto sono amabili le tue tende, o oh Signore degli eserciti, l'anima mia sospira e sviene negli atti del Signore, e ancora, beati coloro che abitano nella tua casa, o oh Signore. Beati coloro che abitano nella tua casa. Ora, tutte queste cose che ci siamo visti, che ci siamo detti l'articolo è finito, tra poco finisco anch'io, sono delle verità oggettive. Purtroppo però a livello fenomenologico, mi si perdoni la, la, brutta, la brutta parola, può succedere che non si abbia percezione di queste cose, ma di ben altro. Ora però allontanarsi dalla Chiesa, lasciare la Chiesa, biasimare la Chiesa, dimenticando queste cose e semplicemente guardando la situazione contingente di un suo ministro, diceva, diciamo, ah, no, non è uno, sono tanti. E allora? E allora? Mi raccomando a non lasciarci abbindolare. Si resta nella Chiesa, si ama la Chiesa, si vive la Chiesa perché ha le caratteristiche che abbiamo visto e che abbiamo studiato. Se qualcuno si comporta da indegno membro della Chiesa, la indegno ministro della Chiesa, eccetera, io prego per lui, perché capisco che sta sotto attacco satanico, altrimenti non farebbe quello che fa, ma non per questo, cesso di amare la Chiesa, cesso di, 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 di vivere eh, la Chiesa, di soffrire per la Chiesa. Mi raccomando, siamo fieri di appartenere alla Chiesa, di orientare la Chiesa, di vivere questa meravigliosa realtà che Gesù Cristo, Signore nostro, ci ha donato, ossia la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Bene amici, ci vediamo se ti vuole la prossima puntata. Laudentur, jesus est Maria, Dio vi benedica. Cari amici, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella così sarete avvertiti dei nuovi video che vengono caricati e se credete anche a condividere questo video. Questo ovviamente se ritenete quello che avete ascoltato utile al bene delle vostre anime perché attraverso queste semplicissime e assolutamente innocue operazioni che a voi non costano nulla però sappiate che potreste contribuire al bene di qualche anima perché attraverso queste operazioni è più facile che questi contenuti vengano mh, rielaborati anche dagli, dagli algoritmi di, di, di youtube proposti e se voi li condividete anche direttamente comunicati quindi sono cose che a voi non costano nulla però sappiate che è una forma di partecipazione attiva al mio apostolato per la gloria di Dio e per il bene delle anime. Dio vi benedica, a presto!